Restiamo sul Tirreno di Livorno, richiamiamo la pagina, ma ci trasferiamo sulla prima pagina del quotidiano livornese perché il titolo di apertura è dedicato a uno dei progetti bandiera del futuro della costa toscana e del rilancio anche industriale della città labronica. Porto, la sferzata di Rossi, la Maxi d'Arsena non basta, serve più competitività. Dal nostro telegiornale vediamo il servizio di Stefano Vidori. Dal convegno organizzato a Livorno dall'Associazione degli Agenti Marittimi emerge che la prevista riforma della portualità, che dovrebbe comportare in Toscana fra l'altro l'accorpamento delle autorità portuali di Livorno e Piombino, riceve un sostanziale apprezzamento da parte degli operatori economici, a cominciare da una voce autorevole, quella di Antonella Manzi, vicepresidente di Confindustria. Dobbiamo uscire dalle logiche di contrapposizione e di concorrenza sul territorio nazionale. I nostri concorrenti stanno altrove, stanno ovviamente in Francia, in Grecia, ma anche e ancora sempre di più in Tunisia piuttosto che in Nord Africa. Il rammarico, semmai, per quanto riguarda la Toscana è che Carrara finisca per uscire dal master plan voluto dalla regione per rilanciare la costa e venga accorpata alla Spezia. La risposta del presidente della regione toscana, Enrico Rossi. In realtà Carrara può avere uno sviluppo serio se riusciremo, insieme anche all'autorità portuale che verrà instaurata a La Spezia e Carrara, fa svolgere al porto di Carrara un ruolo e noi è noto che su quel porto ci stiamo investendo, quindi la nostra parte la stiamo facendo e la continueremo a fare.